Grazie, sì. Allora abbiamo con noi Gigi Cotichella. Lascio che sia lui velocemente a raccontare chi è e cosa ci fa qui. Ecco, non faccio una grande figura vestito così, sono gli abiti di scena. Io sono un educanimatore, si dice, cioè una persona che è un educatore, quindi che lavora con tutte le difficoltà del mondo dell'educazione, utilizzando molto spesso l'arte, l'animazione, tutto quello che insomma può aiutare a dire le stesse cose in maniera più creativa. In particolare, in questa occasione della Festa dei Giovani, Gigi Cotichella si occupa del workshop di animazione da palco. L'abbiamo visto in scena con una candela in mano ed era un simbolo molto importante, accendere la speranza. Gigi, vuoi dirci qualcosa su questo tema, spiegarci qual era il senso di questa candela, la speranza, questi giovani, dove la possono trovare e accendere e portare sempre nel cuore? Ma tutta la storia che gira intorno a due tipi di cecità, una fisica e una spirituale interiore, in fondo doveva trovare uno sbocco, come si risolve il buio, diciamo quello non fisico, cioè il senso, la ricerca di significato, di in qualche modo di strade, di felicità, ecco tutto questo. Accendere la speranza, questa candela che è entrata in scena nel buio più completo, era per dire che poi a volte basta veramente una piccola luce. La candela però viene spenta perché è sostituita dalla speranza di due persone, le testimonianze che abbiamo ascoltato, che abbiamo sentito, che ci hanno portato che è possibile accendere nel buio che vediamo intorno a noi dei nuovi messaggi di speranza. Ecco, allora la speranza è magari vedere qualcuno che fino a quel momento era spento e accenderlo. La speranza è la persona che, su cui non puntava più nessuno, in quel momento lì qualcuno passa e dice: per me sei prezioso. E un po' come tutti, penso che nella vita di tutti ci sia capitato, ognuno di noi scopre di essere prezioso quando qualcuno lo vede prezioso. Allora, proprio sul tema "tu sei prezioso ai miei occhi", ci piacerebbe avere lo slogan, un tuo pensiero dopo la Festa dei Giovani. "Tu sei prezioso ai miei occhi" diventa per Gigi Cotichella alcune parole chiave. Diventa andare in giro a dirlo almeno altre 3-4 persone nei primi due giorni, ma convinti, quindi bisogna fare uno sforzo di vedere qualcuno, di vederlo prezioso, perché poi l'altro si deve fidare, quindi deve essere qualcosa di serio. E significa cominciare a non giudicare più dalle apparenze, ma scendere in profondità. Grazie mille.